Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. 10 novembre. Paolo VI esige che lo schema sulla collegialità sia chiarificato e, per evitare ogni falsa interpretazione, egli chiede alla Commissione Teologica di preparare una nota esplicativa preliminare, in cui si ricorda che il Papa è l'elemento costitutivo necessario ed essenziale dell'autorità del collegio episcopale, ossia è il capo. Andiamo a vedere la nota esplicativa previa. Si trova sulla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium. La nota esplicativa previa, però, si trova in fondo, alla fine della Costituzione dogmatica. Appunto perché tutte le forzature sono avvenute successivamente e quindi è stata l'ultima aggiunta. Bene, questa è la fine del documento con la data finale e in basso troviamo l'introduzione alla nota esplicativa previa. Dagli atti del Concilio Ecumenico Vaticano II, dunque questa parte sono atti, questo vuol dire, notificazione fatta dall'Eccellentissimo Segretario Generale nella Congregazione Generale, cioè nel Vaticano II. Qui si trovano due precisazioni interessanti anche per oggi per tutti i fedeli successivi al Vaticano II. Tenuto conto dell'uso conciliare del fine pastorale del presente concilio, questo definisce come obbliganti per tutta la Chiesa i soli punti concernenti la fede o i costumi che esso stesso, il concilio, abbia apertamente dichiarato come tali, cioè come obbliganti. Se ci sono dichiarati come obbliganti, allora si è obbligati. Se ci sono ma non sono dichiarati come obbliganti, allora non sono obbliganti. E poi c'è il campo di tutto il resto, al di fuori della fede o dei costumi, che affronta nel punto successivo. Le altre cose che il Concilio propone, in quanto dottrina del Magistero Supremo della Chiesa, perché è sempre insegnamento, tutti e singoli i fedeli devono accettarle e tenerle secondo lo spirito dello stesso concilio. Dunque non sono obbliganti. Vanno tenute in considerazione secondo lo spirito del concilio, il quale risulta sia dalla materia trattata sia dalla maniera in cui si esprime conforme alle norme di interpretazione teologica. Quindi lo spirito del concilio è uno spirito di interpretazione teologica. Non è andare avanti, fare delle cose o chissà che. Interpretazione teologica vuol dire comprendere tutto il passato della Chiesa prima di procedere oltre. Dopo questo preambolo si ha la vera introduzione alla nota previa. Eccola qui. Questa è la nota esplicativa previa. Prima abbiamo la dottrina esposta nello stesso capo terzo, capitolo terzo, deve essere spiegata e compresa secondo lo spirito e la sentenza di questa nota, la successiva. Quindi adesso andiamo a vedere il capo terzo, di che cosa tratta sommariamente. Questo è il capitolo terzo. Costituzione gerarchica della Chiesa
e in particolare dell'Episcopato. Quindi parla dei vescovi e della gerarchia tra i vescovi, tra cui il vescovo di Roma, che è il Papa. Sommariamente tratta l'istituzione dei dodici da parte di Gesù, i vescovi successori degli apostoli, perché ogni vescovo di oggi è il successore di uno dei dodici apostoli. Sacramentalità dell'Episcopato. Poi, il collegio dei vescovi e il suo capo, che era il punto in questione caldo. Le relazioni all'interno del collegio episcopale. Il ministero episcopale. Per episcopale si intende vescovo, del vescovo. La funzione di insegnamento dei vescovi. O episcopale. La funzione di santificazione del popolo di Dio. La funzione di governo del popolo di Dio. I sacerdoti e i loro rapporti con Cristo, con i vescovi, con i confratelli e con il popolo cristiano. I diaconi, che sono l'ordine successivo a quello dei sacerdoti. E quindi andiamo alla nota esplicativa previa. Tutti questi argomenti devono essere interpretati secondo la norma esplicativa previa. La dottrina espressa nello stesso capo terzo deve essere spiegata e compresa secondo lo spirito e la sentenza di questa nota. E andiamo a vederne. Il primo punto che tratta è quello del collegio, il collegio dei vescovi. Si tratta di un gruppo stabile la cui struttura e autorità deve essere dedotta dalla rivelazione. Quindi, qualunque riflessione che i vescovi vogliano fare sull'importanza, sulla missione del collegio, devono sempre farla a partire dalla rivelazione, ossia dal Nuovo Testamento. Poi successivamente dal Vecchio Testamento e quindi anche tutte le altre forme di rivelazione ammesse dalla Chiesa. Ora, il discorso è estremamente tecnico-giuridico. L'indagine serve solo per comprendere qualche cosa. Il parallelismo fra Pietro e gli altri apostoli da una parte, Pietro e gli undici apostoli da una parte, e il sommo pontefice e i vescovi dall'altra, Papa e vescovi dall'altra, questo parallelismo non implica la trasmissione della potestà straordinaria degli apostoli ai loro successori, ossia i vescovi non possono nominare altri vescovi. Né, come è chiaro, uguaglianza, equitatem, tra il capo e le membra del collegio. I vescovi sono vescovi, il vescovo di Roma, Papa, è altra cosa. Non c'è uguaglianza. Ma solo proporzionalità, proporzionalitatem, tra la prima relazione, Pietro e Apostoli, e l'altra, Papa e Vescovi. C'è una proporzionalità tra queste, non è la stessa cosa. E quindi queste due realtà vanno comprese nel senso di proporzionalità, perché di fatto i vescovi sono tutti nominati dai papi precedenti, non dagli undici che erano intorno a Pietro. I vescovi sono tutti vescovi di Pietro. Secondo punto. Si diventa membro del collegio, quindi vescovo, in virtù della consacrazione episcopale, comandata dal Papa, e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio, il Papa, e con le membra, gli altri vescovi.
Poi, cosa si intende per comunione? Comunione gerarchica col capo della Chiesa e con le membra. Non si intende un certo vago sentimento, come volevano far credere i vescovi del Nord Europa, ma una realtà organica. La comunione è qualcosa di serio, che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità. Quindi è sia gestita dal diritto, dalle norme, sia però dall'impegno, dall'azione, dall'attività della persona, del vescovo verso il Papa. Tra l'altro, in più, oltre alla nota esplicativa previa, l'estensore, che è Pericle Felici, ha aggiunto un nota bene in fondo alla nota. Senza la comunione gerarchica, l'ufficio sacramentale ontologico, che si deve distinguere dall'aspetto canonico giuridico, non può essere esercitato senza la comunione gerarchica col capo, col Papa. L'ufficio sacramentale non può essere esercitato. Terzo punto, il collegio. Il collegio che non si dà senza il capo. Non esiste il collegio dei vescovi a sé stante, per conto suo. Collegio intende sempre la presenza del capo, capo del collegio. Il collegio necessariamente e sempre si intende con il suo capo. Altrimenti, 10 vescovi che si riuniscono senza comunione gerarchica col Papa è una nuova chiesa, è una extra ecclesia, è un'altra chiesa. La distinzione non è tra il Romano Pontefice e i vescovi presi insieme, non è Papa e vescovi, ma tra il Romano Pontefice separatamente, da solo, e il Romano Pontefice insieme con i vescovi. Queste sono le due possibilità ammesse, o il Papa da solo, oppure il Papa e i vescovi intorno. Non vi sono altre possibilità, cioè non c'è i vescovi da soli. E siccome il Romano Pontefice è il capo del collegio, può da solo fare alcuni atti che non competono in nessun modo ai vescovi. Quindi il Papa all'interno degli altri vescovi può comunque fare delle cose che spettano solo a lui. Non è uguale ai vescovi. Lui è uguale ai vescovi e in più può fare delle cose che può fare solo lui, perché è il capo. Quindi, altra precisazione. Il Romano Pontefice nell'ordinare, promuovere, approvare l'esercizio collegiale dell'insieme dei vescovi procede secondo la propria discrezione. Cioè non deve consultarsi con nessuno. È un monarca. Quarto punto, parla più specificatamente del Papa. Ehi, indagatore, qua c'è il prossimo video.